Una magica serata tra musica e magia per sensibilizzare la popolazione in merito all'operato dell'associazione Gruppo Emmaus. Si è svolto presso il Teatro Odeon di Lumezzane il concerto spettacolo di beneficenza a favore dell'associazione Gruppo Emmaus. Grandi artisti bresciani hanno prestato la propria voce per sposare questa causa e portare il pubblico a conoscenza dell'operato dell'associazione. Ai nostri microfoni il presidente Anna Rita Zani racconta il Gruppo Emmaus. Quello che fa l'associazione è promuovere l'importanza dell'inserimento lavorativo in accompagnamento alla terapia. Cioè dopo la comunità o dopo una clinica c'è il buio normalmente. Adesso addirittura quando li accompagni in clinica ti chiedono se hai un progetto, altrimenti non ti riprendono perché sanno perfettamente che il dopo li distrugge. Perché è inutile che stanno 40 giorni in clinica e poi tornano a casa e la situazione è la stessa. Quindi noi invece facciamo l'accompagnamento post clinica o post comunitario. In base alla patologia noi creiamo un percorso individualizzato proprio per quella patologia, per quella persona. Lavoriamo molto sulle dipendenze, quindi in strada, cioè non so, il ragazzo che l'ultimo che non vuole più nessuno, che ha già fatto comunità, noi cerchiamo di indirizzarlo, accompagnarlo, portarlo, creare un percorso nuovo e in più lavoriamo sugli reinserimenti sia lavorativi accompagnati alla terapia. Cosa facciamo? Sul territorio ci vengono segnalati i casi e praticamente noi facciamo servizio domiciliare volontariato, tutto basato sul volontariato, abbiamo solo un educatore e un operatore. Naturalmente per noi è molto importante la sensibilizzazione, perché quello che vorremmo è proprio che i genitori, le famiglie capissero che c'è qualcuno che non li abbandona. Al di là poi da riuscire ad arrivare dappertutto, ma a volte basta una telefonata, un sentirsi, un capire che sei ancora di qualcuno, non sei totalmente abbandonato, per sentirsi già meglio. Okay? Anche perché i servizi pubblici non arrivano dappertutto, ormai sappiamo perfettamente dove arrivano. Okay? Abbiamo molto bisogno di volontariato, sì. I cantautori e cantanti che hanno calcato il palcoscenico sono stati Massimo Alessi, Sara Ricchini, Andrea Amati, Ellie, Keia, Bico, Antonella Bacchini, Roberto La Fauci, Francesco e Simone Gnali, Threefold Glasses, Stefano Gelmini e la lumezzanese Anna Bugatti che, insieme alla compaesana Sara Ricchini, racconta l'organizzazione della serata. È stata una serata organizzata per caso. Ci siamo trovate io e Sara. C'è stato chiesto di fare una serata di beneficenza per appoggiare un'associazione che opera nella nostra zona, quindi in Lumezzane. La serata e la decisione di coinvolgere tanti amici e tanti artisti è nata per caso da un incontro mio e di Sara, e da lì ci siamo attivate. Tu chiami questo, io chiamo quello, speriamo, sì, perché sentiamo. Era bello fare una cosa comunque che fosse piacevole per tutti, e poi perché sappiamo che un po' per amicizia, un po' perché sposano delle cause come questa, era bello insomma coinvolgere le persone che non fossero per forza di Lumezzane. Però era stato bello anche collaborare, nel senso, io e lei, che di solito non succede, invece non capita, non capita invece mai. Uniti per fare del bene, sì. si riescono ad arrivare ad avere nuove situazioni, sì. Nuove, bello, bellissima serata. Nuove collaborazioni. Per rimanere aggiornati con le iniziative dell'associazione Gruppo Emmaus, basta digitare su Facebook Associazione Gruppo Emmaus di Volontariato.